all'ultimo momento, anche perché scaramanticamente non abbiamo voluto anticiparlo troppo, e peraltro abbiamo ritenuto che, sia pure in modo molto affrettato, fosse corretto fare una presentazione pubblica del progetto di piano regolatore dopo il voto e quindi l'adozione da parte dell'amministrazione, in considerazione anche del fatto che poi dall'adozione decorrono una serie di passaggi temporali amministrativi rilevanti. Stiamo entrando in un periodo di una quindicina di giorni che, come è noto, tra festività pasquali 25 aprile e 1 maggio ci avrebbe altrimenti portato a fare una presentazione pubblica tra 15-20 giorni, e questo non ci pareva assolutamente opportuno. Sono reduce dalla presentazione della Bavisella, dove mi hanno scritto alla maratona, perché hanno detto che dopo la maratona amministrativa sul piano regolatore si può fare anche quella family, ovviamente, su strada. Poi, se posso fare una battuta, Elena, mi hanno scritto anche alla color run, perché hanno detto, con quello che ti fa vedere l'assessore ogni giorno, te ne combina di tutti i colori, ormai sei pronto per qualsiasi cosa. Io voglio, a parte le battute, esprimere veramente un'emozione, una soddisfazione. Governare una città come Trieste è un'avventura, una bellissima avventura, anche nei momenti difficili, che mette assieme e richiede un impegno quotidiano per affrontare tanti piccoli, continui, periodici problemi di ogni tipo, rispondere a domande di ogni tipo, far fronte a esigenze di ogni tipo che la comunità quotidianamente ti rappresenta. Ma contemporaneamente, secondo me, per governare una città come Trieste ci vuole il coraggio del sogno, ci vuole il coraggio della visione, del dover pensare, immaginare e poi lavorare in grande. Sono due piani tutti e due necessari, anche perché si alimentano reciprocamente. Pensare, immaginare e lavorare in grande richiede poi i passi quotidiani, la fatica quotidiana. Sono due piani oggi particolarmente difficili da affrontare. Il quotidiano, come è noto, ma non sono qui per lamentarmi oggi, perché la consideriamo comunque una giornata molto positiva per l'amministrazione, ma soprattutto per la città, il quotidiano di questi tempi è frenato da ogni tipo di ostacoli, quelli di natura economica, che ti tolgono risorse proprio nel momento in cui, a causa della crisi, la comunità domanda più servizi e quindi avresti bisogno e voglia di mettere più risorse sul campo per rispondere alla domanda di servizi. Quello dei vincoli, e laddove hai le risorse, guardo i miei amici e imprenditori dell'edilizia che condividono, e l'assessore D'Apretto, che condividono con noi questo calvario, non te le lasciano spendere causa il patto di stabilità. E poi via via l'elenco potrebbe continuare, con vincoli, freni e difficoltà di ogni tipo. E il sogno, d'altra parte, rischia di apparire o di essere per certi versi velleitario, rischia di apparire impossibile, perché la crisi è così profonda che pensare in grande sembra quasi un esercizio che si farebbe bene ad accantonare per dedicarsi esclusivamente a fronteggiare le emergenze. Invece noi abbiamo il compito di fronteggiare le emergenze, di affrontare con gli strumenti che abbiamo i problemi quotidiani e di pensare e cercare di far pensare e di lavorare e di far lavorare la nostra comunità anche in grande. Ci sono due difficoltà, fatemi dire, per farlo in questo momento. Intanto, per troppi anni ci siamo abituati, inconsapevoli che nel frattempo il declino si avvicinava, e questo declino poi sarebbe stato accentuato da una crisi che non è solamente nostra, è una crisi italiana, europea, è stata una crisi globale, ma che si è sposata in un matrimonio negativo con un declino dorato che in questa città era iniziato molto prima. Ci siamo abituati per troppi anni alla gestione del quotidiano,
all'ordinaria amministrazione. Forse perché in una comunità come la nostra, l'ordinaria amministrazione, senza scossoni, senza cambiamenti, è rassicurante ed è stata rassicurante. Ma se ci pensiamo bene, per la responsabilità di chi governa, la prima, vera, grande rassicurazione è quella di pensare ad assicurare il futuro e conseguentemente a lavorare con coraggio e con sacrifici per il futuro e non tanto per rassicurare il quotidiano. E questa è la prima difficoltà. E poi ce n'è una seconda, che non ci sono scorciatoie, che molti vorrebbero, che molti si attenderebbero. Io incontro anche spesso le persone per strada che dicono: sì, noi su di voi abbiamo grandi aspettative, ma il sogno non consente scorciatoie. La visione da costruire giorno per giorno non può avere scorciatoie. Va costruita con una fatica quotidiana, con uno sforzo quotidiano, con una capacità di fare squadra. Certamente il sogno va comunicato, ma non è una campagna di comunicazione, come pensano tanti, non è uno slogan, non è semplicemente un progetto evocativo. È la capacità di costruire e di unire attorno a un'idea che dia un'identità forte e che conseguentemente porti tutti quanti noi alla capacità di portare a valore le potenzialità di questa città. Perché il problema di questa città non sono le potenzialità, che sono straordinarie. Chi la guarda da fuori la trova come un unicum ideale per tantissime cose, da tantissimi punti di vista. Questa città ha una straordinaria storia, ha uno straordinario patrimonio culturale, ha una vocazione internazionale, ha un ambiente invidiabile, ha un sistema della ricerca e dell'innovazione, ha un'intelligenza diffusa nella sua storia che si è espressa soprattutto nei campi del terziario avanzato e dei servizi, quindi della costruzione di servizi avanzati e di innovazione. Ha potenzialità straordinarie, fa una fatica, o meglio ha cominciato forse a fare una fatica quando la sua forza e la sua identità sono state per troppi decenni racchiuse e compresse, fa una fatica a portare a valore, e valore vuol dire futuro, vuol dire valore economico e valore sociale, le sue potenzialità. Allora, noi non abdichiamo, quando dico noi intendo il sindaco, la giunta, la maggioranza e tutti coloro che condividono con noi, con il consenso, con la partecipazione, anche con la critica, questa avventura nella quale ci siamo imbarcati. Noi non abdichiamo, nonostante la crisi, nonostante i segnali negativi, all'idea che questa città torna grande. Torna grande per dimensione internazionale, torna grande per una modernità nei servizi e nella qualità della vita che aveva saputo esprimere quando era una grande città, torna grande perché riacquisisce una capacità attrattiva di investimenti, attrattiva di persone, attrattiva di idee. Gli ostacoli sono tanti, anche perché forse bisognava pensare a far tornare grande questa città quando era più facile investire risorse pubbliche e risorse private. E invece ci si accontentava evidentemente del quotidiano rassicurante, e invece di investire si rinviavano le scelte necessarie a garantire il futuro. E oggi gli ostacoli evidentemente sono maggiori, perché la crisi riduce i margini di manovra, questo è innegabile, perché c'è chi sta ancora bene nel declino, anzi c'è chi capitalizza quotidianamente il declino di questa città. Ebbene, noi vogliamo essere più forti della crisi, vogliamo essere più forti di chi capitalizza il declino, vive, sopravvive e prospera sul declino e sulla crisi di questa città. Per noi il piano regolatore appartiene per certi versi al sogno. Non è tutto il sogno. Il sogno è fatto evidentemente di tutta una serie di altre cose, di tutta una serie di altre idee forti, di tutta una serie di cambiamenti. Qualche volta lo dicevo anche invitando una serie di amici a questo,
a questo incontro, forse troppo silenziosi, ma pur tuttavia cambiamenti che ci sono e che ci saranno, ma il piano regolatore a tutti gli effetti appartiene al sogno, anche perché è un momento attraverso il quale si costruisce un'idea, si immagina e si creano le premesse per la città verso la quale si vuole andare. E poi ci si lavora sopra. Il modo migliore, diceva Valéry, per realizzare un sogno è quello di svegliarsi e quindi di cominciare a lavorare per realizzarlo. Abbiamo atteso troppo? Io penso francamente di sì. Può una città attendere 17 anni per darsi un piano regolatore? 17 anni nei quali è successo di tutto. È successo di tutto dal punto di vista demografico, è successo di tutto dal punto di vista delle dinamiche dei processi internazionali. Pensiamo all'Europa del 97, pensiamo all'Europa di oggi, pensiamo alla collocazione di Trieste nell'Europa del 97, pensiamo alla collocazione di Trieste nell'Europa di oggi. È cambiata la sua economia, è cambiata la sua composizione sociale, è cambiata la sensibilità, la percezione che le persone hanno nei confronti di grandi questioni della loro vita quotidiana, l'ambiente, l'energia, la sostenibilità, la qualità della vita, la qualità dello sviluppo, la compatibilità tra qualità della vita e qualità dello sviluppo. In 17 anni è cambiato il mondo. Noi da 17 anni non abbiamo fatto un piano regolatore, perché la logica era quella della conservazione quotidiana dell'esistente. E se mi permettete un giudizio, forse politico, l'unico tentativo che è stato fatto aveva il limite colossale, e per questo abbiamo ritenuto, iniziando la nostra esperienza di governo, me ne sono presa in quel caso la responsabilità in prima persona, prima di passare il testimone all'assessore che me ne combinasse di tutti i colori, no, di dire che la città non poteva permettersi un piano regolatorio all'insegna dell'ordinaria amministrazione, all'insegna della rinuncia ad affrontare con coraggio le sfide della modernità e della innovazione di questa città. Perché il piano è innanzitutto un'idea di città e quindi deve fare delle scelte, e io credo che noi queste scelte le abbiamo impostate. Potranno migliorare ancora nel corso dei prossimi mesi, ne siamo assolutamente convinti e consapevoli, ma abbiamo sicuramente, credo, con questo lavoro offerto un terreno perché il miglioramento poi nella fase finale, quella che ci porta all'approvazione, dia uno strumento ancora più adeguato alle esigenze dei nostri cittadini, alle esigenze delle imprese, dei professionisti, alle diverse sensibilità e soprattutto alle esigenze di costruire un futuro. Facendo delle scelte, dare valore alla risorsa territorio, perché il territorio è un valore e quindi non possiamo consumarlo e sfruttarlo più male, dando valore al patrimonio edilizio e quindi cercando attraverso il recupero non semplicemente di costruire una dicotomia ideologica alla nuova edificazione, quanto piuttosto a fare una scelta di valorizzazione del patrimonio che abbiamo, di suo arricchimento, di suo adeguamento e quindi di crescita anche culturale e civica attorno al nostro patrimonio. Valorizzare le risorse, siano l'ambiente, siano l'energia, siano la qualità della vita, siano le aree di trasformazione. Ho letto qualche polemica francamente stucchevole perché, sulle aree di trasformazione, anche perché, viva Dio, da che mondo è mondo, le aree a rischio di dismissione e di degrado dal valore potenziale o le recuperi e le valorizzi o le lasci nel degrado. Mi chiedo quale comunità consapevole che guarda al futuro può permettersi il degrado del proprio patrimonio urbano. Integrando il territorio dal mare al Carso, cogliendo la rinnovata dimensione internazionale di questa città, cogliendo l'esigenza, una delle questioni forti di questo piano regolatore, di una relazione,
di una dimensione non autarchica e quindi chiusa, ma di una relazione con i territori circostanti e quindi con le scelte strategiche dei territori circostanti. Credo che tutto questo non lo si fa solo con il piano regolatore, però il piano regolatore è uno strumento estremamente importante perché costruisce, credo, un quadro di valori, un quadro di obiettivi, un insieme potenziale di progetti attorno al quale, sia pur consapevoli della difficoltà della situazione economica e sociale, si possono mobilitare le energie di questa città e si possono attrarre energie e attenzioni fuori da qui che sono molto maggiori di quanto noi ancora riusciamo ad immaginarci. Io voglio ringraziare, ieri qualcuno ha scherzato su alcune manifestazioni di affetto che ci sono state fra di noi al momento del voto. Bene, invece io sono convinto che quelle manifestazioni di affetto esprimano evidentemente sicuramente gioia, sicuramente il senso di liberazione che arriva dopo che si è superato un ostacolo, dopo che si è affrontata con successo una gara, la mezza maratona, perché la maratona finale arriverà con l'approvazione, ma sono anche l'espressione del fatto, perché quando ci si sveglia e il sogno bisogna realizzarlo, si cammina tutti assieme, si cammina con spirito, con capacità e con gioco di squadra. E quindi da parte mia un ringraziamento anche qui veramente affettuoso, lo rivolgo all'assessore, lo rivolgo ai dirigenti, a tutti i collaboratori interni ed esterni, al Consiglio Comunale, a tutti coloro che anche con contributi critici nei tavoli di confronto, nei tavoli di concertazione e di approfondimento che abbiamo fatto, hanno contribuito a questo risultato. Nell'affetto di ieri c'era l'entusiasmo di una sfida che noi convintamente, nonostante le difficoltà, portiamo avanti. La parola all'assessore. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Ovviamente io sono emozionata e non ho nessun problema a dirlo, penso che sia normale. Allora, vi racconterò un po', cercherò di raccontare questo piano, o meglio, il lavoro che è stato fatto in questi, in realtà in 2 anni, quindi un tempo veramente rapido, e quindi un po' vi racconterò come ci siamo arrivati, come andremo avanti, ovviamente tutti insieme, perché come vedremo e come sappiamo un piano che è stato costruito, certo, da noi, dagli uffici, dall'amministrazione, ma è stato costruito anche grazie al contributo dei tanti apporti, come ricordava il sindaco, che sono venuti da tanti mondi, no? Perché giustamente stiamo parlando del piano regolatore della nostra città e non solo di un oggetto tecnico o di un prodotto, no? Ben confezionato. Ma soprattutto cercherò di raccontarvi la città che vogliamo, la città che sogniamo, come dice il sindaco, e che questo piano insomma, ci racconta e consegna al nostro futuro. Allora, il gruppo di progettazione insomma, la dice lunga, no? Questa prima immagine, perché al di là della progettista Maria Antonietta Genovese, di tutto il gruppo dell'ufficio di piano, appunto composto da architetti interni ed esterni, dai tanti contributi dallo studio geologico, i contributi che sono pervenuti sui temi soprattutto del paesaggio e dell'ambiente, ma la grande soddisfazione è che questo piano ha quello che chiamiamo insomma un colophon così nutrito, perché veramente volevamo che per quello che era possibile tutti i servizi del nostro comune per le loro competenze venissero coinvolti e saranno ancora più coinvolti ovviamente in questa fase di attuazione mista delle salvaguardie e poi a seguire. Quindi un grazie a tutti e a tutte di cuore. Si diceva forse gli elementi, ecco, il percorso ci permette anche un po' di mettere in evidenza alcuni elementi che credo siano la base anche del risultato che abbiamo ottenuto e di un risultato che è stato anche ottenuto certo con tanta fatica e con tanto impegno, ma anche con una certa, come dire, tranquillità anche nei lavori degli ultimi mesi. Quindi è stato fondato appunto sull'ascolto, penso che questo sia stato un po' l'elemento anche
uno dei tanti elementi innovativi di questo piano. Qui un po' la cronologia, giusto per dire che in realtà abbiamo iniziato appena appunto nel 2012, perché solo nel novembre 2011 abbiamo approvato in Consiglio Comunale le direttive che ci consegnavano gli obiettivi, i grandi temi del piano, e poi siamo andati avanti appunto ascoltando le circoscrizioni, sperimentando anche appunto dalle presentazioni alle riunioni, alla raccolta dei questionari. Questo proprio per coinvolgere, per far sentire alla città che non stavamo parlando di un piano, di un progetto che si doveva costruire nelle segrete stanze dell'amministrazione, ma che doveva essere il frutto di un ragionamento collettivo. È un peccato che ci siano voluti 17 anni perché la città riprendesse l'occasione per pensare tutti insieme al proprio futuro. Un piano è questo, al di là del risultato, una grande occasione per riflettere insieme sul futuro. Quindi l'ascolto nelle circoscrizioni, l'ascolto dei tanti portatori di interesse, i tavoli tecnici, i tavoli tematici, presentazioni pubbliche, il ritorno poi sui tanti aspetti normativi che ci hanno consentito già nella prima fase di limare, di rivedere alcuni aspetti che poi, qui vedo tanti amici che ci hanno accompagnato in questo percorso, sono sicura appunto che sarà un percorso che continuerà in questa fase. E poi siamo andati appunto all'adozione, quindi ieri appunto si è conclusa questa prima fase. Cosa succede dopo? Quindi cosa succede nell'immediato? Sappiamo che dopo l'adozione entrano, scusate ma cerco di dare anche un po' di informazioni tecniche e pratiche, perché credo che questo sia corretto appunto nella logica della trasparenza. Quindi entriamo in un regime di salvaguardia che normativamente dura 2 anni, ma ci siamo presi l'impegno e lo porteremo a termine di arrivare all'approvazione entro un anno, quindi di accorciare questo tempo la città e tutti coloro che volevano investire sulla nostra città e fare progetti hanno aspettato già troppo tempo, e quindi è nostro compito accelerare, no? Però appunto nella fase delle salvaguardie sappiamo, no, c'è il doppio regime, quindi si farà una doppia istruttoria sulla variante 66, sul nuovo piano, e poi soprattutto si aprirà quella che è la fase vera e propria di partecipazione. Infatti parlavamo di ascolto prima, poi la partecipazione più allargata, che è quella delle osservazioni e delle opposizioni. Quindi i tempi sono scanditi dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale, in genere i tempi sono 30-40 giorni, quindi diciamo indicativamente le osservazioni partiranno dalla fine di maggio, il tempo sono 30 giorni consecutivi, cioè 30 giorni lavorativi, e in quel tempo noi apriremo appunto uno sportello che è un po' il primo, come dire, la prima idea anche di un urban center, insomma mi piace parlare anche di questo, insomma di un luogo in cui esponiamo quindi il piano e ci mettiamo a servizio ancora una volta dei tanti cittadini che magari verranno per chiedere informazione, quindi per supportarli in questa fase importante delle osservazioni. Dopodiché sapete, no, l'anno è scandito dall'ottenimento delle intese con gli altri enti che pianificano sul territorio, e quindi poi ricominceremo l'iter consigliare e appunto contiamo di chiudere questa fase entro un anno. È un piano nuovo anche dal punto di vista della sua forma, cioè di come è fatto, dei documenti che lo compongono, ma è soprattutto un piano che al di là della forma ci racconta di valori di questo territorio e contiene al suo interno progettualità, quindi non è una semplice zonizzazione. La forma del piano come dire, interpreta e anche forza su certi piani i contenuti della legislazione, quindi si articola in quello che è il piano struttura, che contiene, no, le grandi scelte appunto strutturali del piano, e poi il piano operativo, che poi è composto dai documenti che tutti noi guardiamo quando vogliamo sapere, no, cosa possiamo fare nelle diverse zone, quindi le norme tecniche di attuazione, le zonizzazioni, e poi una serie di allegati, in particolare un album dei progetti che quindi ci accompagna e spiega meglio quelle che sono appunto le idee, le immagini di questa amministrazione.
Questa è l'immagine del piano struttura. Io credo che, ecco, il piano struttura un po' ci dice, è diviso in tanti sistemi che poi in cui si articolano le norme, ma questi sistemi già iniziano a raccontarci di temi, no, che il piano pone al centro dell'attenzione. Il sistema ambientale del paesaggio, che rimanda quindi ad un'idea di città che si riconcilia, che ricomincia a dialogare con il proprio territorio, quindi a riconoscerne i valori, a riconoscerne quelle che si potrebbero dire le invarianti o comunque gli ambiti che devono essere mantenuti proprio per il buon funzionamento del territorio. Il sistema insediativo, anche qui una città che abbiamo come dire, suddiviso in due grandi ambiti, come vedremo, una città dove appunto una città storica e una città invece in cui la trasformazione, la riqualificazione si spinge, come vedremo, fino addirittura a vere e proprie sostituzioni di parti. Il sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi, che rimanda all'immagine di una città policentrica, abbiamo tanti servizi, forse quello che manca è la loro messa a sistema, proprio per dare un valore e per rendere, come dire, non mi piace il termine omogeneo, ma per far capire che la città vale dappertutto, cioè siamo città da tutte le parti e che le diverse parti che compongono questa città hanno una pari dignità e devono avere punti di riferimento e una qualità dell'abitare elevata. Il sistema della produzione, qui il tema è come immaginare uno sviluppo che si basi su un maggior dialogo con la conoscenza, con l'innovazione, che quindi abbia un minore impatto anche sulla sostenibilità ambientale e sul territorio. E poi il sistema della mobilità, diciamo che un po' era quella promessa, no? Quell'impegno che ci eravamo presi dopo il piano del traffico, di continuare a immaginare un diverso modo di muoverci all'interno della nostra città. E poi le aree della grande trasformazione, quindi le grandi occasioni, i grandi vuoti che diventano invece pieni di progettualità e che segnano un po' anche, come dire, una diversa velocità nello sviluppo della nostra città. Un'altra cosa importante, credo, del lavoro che è stato fatto è che non ci bastava guardare dentro i nostri confini, cioè è chiaro che siamo stati ambiziosi nel fare questo piano, ma d'altra parte credo che bisogna essere ambiziosi in un momento di crisi e quindi per poter essere ambiziosi dobbiamo anche capire che ruolo può avere la nostra città all'interno di un sistema territoriale più ampio, che quindi va oltre i confini amministrativi del nostro comune, che dialoga con gli altri comuni contermini e che va anche oltre i confini della nostra provincia e del nostro paese. E quindi l'inizio di un processo di pianificazione, di programmazione alla scala dell'area vasta di cui questo piano getta le prime basi, anche qui a partire da un processo di ascolto. Siamo andati noi nei diversi comuni, siamo andati nei comuni della provincia, così come a Sejana, a Capodistria, e proprio per cercare di capire quali erano i progetti che ci potevano tenere insieme. Quindi questo è un primo racconto di questi progetti che potremo ulteriormente sviluppare. Tra l'altro qui c'è anche l'assessore Zoglia, la provincia ci ha accompagnato in questo processo, ha preso il testimone anche di questo processo e lo sta ulteriormente sviluppando, quindi il piano poi aiuta anche a costruire altri percorsi. Appunto, lo sviluppo è chiaro che noi dobbiamo immaginare, dobbiamo proporre percorsi di sviluppo di questa città. Appunto, dicevamo, siamo in un momento sicuramente di crisi, ma proprio i momenti di crisi sono anche momenti, vanno anche presi come momenti di crescita, come momenti per guardare oltre. E allora le tante risorse, quindi partiamo dalle risorse che ha questo territorio, sicuramente il turismo, la cultura, il buon vivere, diciamo, il tempo libero. E per far questo come può fare un piano? Un piano, no, zonizza il territorio, da norme, dice come ci si può sviluppare. È chiaro che ci vuole innanzitutto una base conoscitiva e analitica molto forte. Questo piano appunto ha ricostruito tutta la sua base conoscitiva. Abbiamo iniziato a mappare tutti gli elementi di valore, da quelli ambientali a quelli culturali, proprio per iniziare a
mostrare come poi in realtà si possa immaginare uno sviluppo, anche una, uno sviluppo appunto del turismo che lavori tra il Carso e il mare, quindi dalla costa all'entroterra, proprio perché solo se guardiamo questo insieme molto articolato di risorse entro cui si collocano i valori della nostra città, sicuramente siamo più forti e possiamo vendere anche il nostro prodotto meglio, no? Su un terreno che è sempre più competitivo. Turismo vuol dire anche turismo per la nostra città, vuol dire anche turismo per i cittadini. Trieste ha una qualità della vita che è legata proprio anche ad un rapporto col mare che è incredibile, che è diretto, che è pubblico. Barcola è il grande, è la grande piazza estiva, no, di Trieste, e quindi meritava un approfondimento particolare, e questo abbiamo fatto appunto attraverso indicazioni progettuali che immaginano uno sviluppo anche di questo spazio con una sequenza di pontili a mare, proprio per dare una risposta a questa domanda, no, di ampliamento dello spazio per la balneazione, senza però precludere l'utilizzo pubblico di questa grande spiaggia che è la nostra spiaggia. Ma dicevo appunto, dal Carso al mare o dal mare al Carso, forse per troppo tempo ci siamo un po' dimenticate, abbiamo letto, no, la città e l'altopiano come due mondi, come dire, diversi, no? Due mondi talmente diversi che non potevano quasi dialogare. Noi invece con questo piano abbiamo cercato invece le complementarietà, le specificità, e chiaramente l'altopiano, per quanto l'attività agricola sia un'attività chiaramente di nicchia nel nostro territorio, però non dimentichiamoci che è un'attività che permette di salvaguardare il paesaggio, di prendersene cura, e quindi, ed è una precisa domanda da parte di questa componente appunto dei nostri cittadini. Quindi il lavoro è stato proprio quello di come dire, guadagnare nuovo spazio agricolo, nuove opportunità, incentivare l'utilizzo agricolo degli spazi sull'altipiano con tutta una serie di misure normative che sono derivate anche proprio dall'ascolto e dal confronto con i portatori di interesse che sull'altopiano vivono e che vogliono operare in questo territorio. Ma poi la campagna è anche, l'abbiamo voluta interpretare anche con come lo spazio appunto dell'agricoltura di prossimità, come lo spazio poi che fosse anche più legata al turismo, quindi alla produzione vitivinicola, alla valorizzazione dei paesaggi della costiera, dei paesaggi che si sviluppano attorno ai borghi carsici, dei paesaggi che si insinuano nelle nostre periferie, soprattutto a sud-est. E quindi per la prima volta credo il piano ha dato un'attenzione specifica, un valore, ha riconosciuto una specificità a queste parti della città, dando nuove opportunità, quindi dando delle linee guida per operare sui pastini, per fare in modo che i pastini possano essere modificati anche per attività agricole, e quindi per consentire poi la manutenzione di queste parti del territorio. Ovviamente, come dicevo all'inizio, la produzione e la ricerca sono due mondi che devono comunque essere e trovare un punto di contatto, e quindi il lavoro che è stato fatto con Area di Ricerca, con gli altri portatori di interesse, con Exit, è stato proprio fatto nella misura di trovare dei margini e di trovare delle occasioni per poter, no, spostare, riavvicinare anche il mondo della ricerca alle aree della produzione. Secondo questa immagine, che poi ci è stata suggerita anche all'interno dei tavoli che abbiamo fatto, della strada della conoscenza, quindi di questo insieme di aree che poi arrivano appunto e arrivano fino all'interno della città, all'interno di Porto Vecchio, così come all'interno di Exit, si possono insediare attività di ricerca, così come spin-off dell'attività di ricerca, quindi proprio per orientare la produzione verso una maggiore innovazione. Vado rapidamente perché non credo per... Poi ovviamente sappiamo
un altro aspetto di innovazione del piano è di basarsi quindi non solo su una lettura del paesaggio e dei suoi valori, ma anche sulla lettura dell'ambiente e dei valori ambientali, quindi su un'idea di buon funzionamento ecologico del territorio, ma anche sul tema della tenuta di questo territorio. Quindi vediamo, insomma, è inutile dire, i cambiamenti climatici che sono in atto, la cronaca, no, a livello nazionale e internazionale ci dice chiaramente che oggi e in futuro dovremo affrontare situazioni, come dire, sempre più al limite dal punto di vista climatico, e quindi il tema della tenuta idrogeologica del territorio è un tema fondamentale e fondativo di un piano. Quindi allo studio geologico abbiamo chiesto in particolare un approfondimento proprio su tutti gli elementi, gli impluvi, quindi i percorsi dell'acqua, che chiaramente sono percorsi critici e che è importante conoscere e tenere, no, liberi, così come un ragionamento proprio sulla stabilità dei versanti. Quindi lo studio geologico è stato veramente la base anche fondativa della zonizzazione, delle indicazioni che abbiamo voluto dare, perché chiaramente è il presupposto, no, per la sicurezza e per la lotta contro il rischio sostanzialmente del nostro territorio. Arriviamo poi a quello che sono i temi, diciamo, del sistema insediativo. Allora, abbiamo fatto un patto con questa città e con i tanti operatori che consentono, appunto, e che lavorano su questa città. E il patto credo che fosse un po', va bene, limitiamo, no, non più consumo di suolo, ma allora consentiamo di poter lavorare e recuperare il patrimonio esistente, quindi dalle azioni, diciamo, più diffuse, più minute, alle operazioni anche più ampie che riguardano le grandi aree dismesse. Questo all'insegna di una maggiore qualità dell'abitare, di una maggiore qualità insediativa, ma soprattutto di una maggiore qualità energetica. Dai discorsi che abbiamo fatto nei tavoli, in effetti emerge sempre più che la richiesta è quella, appunto, di situazioni di abitare che siano ad elevato valore qualitativo, e quindi è chiaro che a quel punto il piano doveva concentrarsi su questo tema. E cosa vuol dire però lavorare sul riuso dell'esistente, sulla riqualificazione della città, del patrimonio esistente? È chiaro che vuol dire leggere questa città, conoscere com'è fatta, cioè ancora una volta ripartire da un'analisi e da una lettura molto dettagliata delle densità, delle forme del costruito, quindi dei margini di densificazione, di trasformazione, di manomissione di quel costruito, e anche dai valori, quindi cos'è veramente patrimonio da mantenere e cos'è invece costruito che può essere, appunto, maggiormente modificato. Quindi l'analisi, ecco, mi fa un po', consentitemi un po' una nota critica, ecco, anche in consiglio comunale varie, diciamo, critiche sono derivate dal fatto che si diceva sì, è un piano che ha un bellissimo apparato analitico, però senza una lettura seria delle cose di cui stiamo parlando credo che ben poco si possa fare. Quindi, e questa lettura, vi posso assicurare, non era disponibile e l'abbiamo costruita di sana pianta. Quindi devo ringraziare moltissimo gli uffici, perché è stato un lavoro molto serio, molto approfondito, ma che è la precondizione per progettare la città riutilizzando il suo patrimonio. Senza quell'analisi non si può lavorare sull'altro versante. Quindi appunto questa distinzione tra le aree della conservazione e le aree della riqualificazione e trasformazione, proprio per capire, per liberare, no, per dare maggiore spazio proprio alla modificazione. D'altra parte però, diciamo, il piano anche si è preso un impegno
questo piano in realtà, appunto, come col piano d'area vasta apre a nuovi processi, così il piano regolatore, appunto, anche in realtà al suo interno l'agenda di quello che dovremo fare da qui alla fine del mandato. Quindi abbiamo in effetti riperimetrato il centro storico nella prospettiva di riprendere in mano, appunto, nei prossimi 2 anni il piano del centro storico che era stato messo da parte, e quindi di poter completare il quadro degli strumenti di intervento sulla città. Lo stesso vale per il regolamento edilizio, quindi queste operazioni sono foriere necessarie per poter andare avanti e per poter colmare quel gap, no, nel rinnovamento dei nostri strumenti che ci siamo ritrovati e che bisogna molto rapidamente coprire. Beh, questo è un po' perché era il collega e amico Andrea D'Apretto, insomma, spiega bene perché le avete chiamate città degli oggetti, città degli orti, città dei giardini, perché abbiamo passato un po' di ore anche tra Frizzi e Lazzi, no, su questo esercizio di ridenominazione, che non è stato un vezzo, è stato semplicemente il fatto di voler esplicitare le diverse densità di questa città. E quindi è chiaro che è più esplicito, no, se parli di città degli orti, città dei giardini, città degli oggetti rispetto alle zone A, alle zone più consolidate, no, già si capisce che il principio insediativo, il modo di porsi sul lotto è diverso. E quindi questa è stata un po' la volontà anche di quindi non usare solo le sigle BO1, BO2, BG1, BG2, ma queste categorie di densità che si basano, come vedete, su analisi molto puntuali. Quindi anche la revisione degli indici, dei parametri, non è stata una revisione basata semplicemente sul dire diamo più possibilità edificatorie, diamone meno, diamone, ma su un'osservazione attenta che ci ha portato a riconoscere che in molti casi quei parametri, già nella variante 66, erano sottostimati rispetto all'esistente, o viceversa, in minori casi erano magari invece troppo eccessivi rispetto alla tenuta della città. Quindi questo è stato un altro lavoro, forse un po' più sotterraneo, carsico, ma che è importante, che era importante per poi poter calibrare gli indici e i parametri delle diverse zone. Però, appunto, dicevamo, quindi le zone, eccetera, però le opportunità, quindi quelle che sono le aree della trasformazione, quindi le aree in cui i nostri amici del tavolo tecnico spero che si possano, sbizzarrire e trovare nuove occasioni. Quindi le aree, appunto, quelli che abbiamo chiamato, gli ecoquartieri, era un po' per poter nominare le cose, anche per raccontarle, no? Per renderle più semplici e trasmissibili. Quindi parti di città sono parti in realtà per lo più occupate da insediamenti di edilizia pubblica costruiti appunto nell'immediato secondo dopoguerra, nei primi anni 60 e 70, che sono veramente aree dequalificate dal punto di vista energetico, dal punto di vista insediativo, dal punto di vista appunto della sostenibilità dell'insediamento, per le quali il piano prevede la demolizione e la sostituzione, quindi dove a fronte anche di un minimo di premialità volumetrica forse il grosso forse l'elemento più appetibile è che si è liberi, no, di cambiare anche la forma degli insediamenti, quindi di renderle più coerenti alle domande abitative. È ovvio che le schede progetto poi chiedono anche quelli che sono gli spazi pubblici, gli spazi verdi, delle prestazioni ambientali da parte degli edifici, di alcuni tracciati viari, quindi chiedono una migliore dotazione di spazi pubblici e di aree appunto verdi. Poi il tema delle aree dismesse. Noi abbiamo enormi contenitori, lo sappiamo, in zone strategiche, sia pure per diversi motivi, no? Quindi le caserme dismesse di via Rossetti, che poi si inquadrano in tutto l'ambito di progetto su cui stiamo lavorando, l'assessore D'Apretto sta lavorando nell'ambito del piano città, la zona della fiera,
Campo Marzio e poi andando sull'altipiano la caserma, l'ex caserma di Banne. Sono tutte aree in cui il piano non si limita a dire, no, a dare un elenco di destinazioni d'uso, ma anche in questo caso esplicita quelle che sono le possibilità di valorizzazione, ma anche quelli che sono gli spazi pubblici, i parcheggi, i percorsi, gli spazi verdi che vengono richiesti, in modo tale che queste aree si integrino maggiormente al resto della città. E poi un po' lo strumento forse più, come dire, più innovativo che abbiamo immaginato, che è appunto lo strumento che garantisce incentivi per la riqualificazione energetica, che veramente ogni volta che lo sento raccontare da qualcuno lo racconto in modo diverso. Allora, per favore, facciamo chiarezza. Allora, sostanzialmente abbiamo individuato alcune aree di partenza che sono aree, appunto, le zone B0, le zone B1 e B2, quindi le zone più dense, sia a corona del centro storico, sia questa sorta di appunto parti di città degli oggetti molto dense, come anche insediamenti o quartieri di edilizia pubblica, penso a Rozzal Melara, penso a Valmaura, penso all'insediamento di Via Grego, dove appunto per incentivare la riqualificazione energetica dei fabbricati, proprio per la densità di queste aree, non possiamo dare in loco delle premialità volumetriche. Allora cosa succede? Che abbiamo individuato altre aree, le cosiddette aree di atterraggio, che sono parti di zone meno dense, e qui allora capiamo l'importanza di quell'analisi, no, molto dettagliata delle densità, della tenuta delle reti infrastrutturali, tecnologiche, eccetera, dove si può fare una densificazione. Allora, nel momento in cui chi abita e chi vive in quelle zone chiede, no, e decide di acquistare queste premialità volumetriche, questo tipo di acquisto va a ripagare coloro che invece fanno la riqualificazione energetica nelle aree più dense. Quindi si sviluppa una sorta di banca di crediti che permette quindi da un lato di potenziare, di sviluppare piccoli, no, ampliamenti nelle zone da densificare, e dall'altro, no, permette di ripagare gli interventi di rigenerazione energetica nelle parti più dense. Anche su questo ci siamo presi un preciso impegno. È chiaro che per poter mettere a regime questo tipo di meccanismo occorre un regolamento, e questo regolamento dovrà essere fatto ovviamente contestualmente all'approvazione del piano, quindi dovremo arrivare all'approvazione del piano con questo regolamento degli incentivi, proprio per poter quindi mettere a regime tutta la macchina prevista appunto operativa del piano. Finisco con gli ultimi due temi, quello dei centri di quartiere. Anche qui il piano è l'occasione non solo per parlare, no, con la città, ma anche un po' per, come vedete, no, per darci delle, come dire, una mission, una serie di indicazioni per il progetto, non solo per il progetto privato, ma anche per il progetto delle opere pubbliche. Ci sembrava importante e coerente al nostro programma di mandato, che appunto pone l'attenzione per i rioni, per le periferie al centro, quindi di individuare anche all'interno di queste parti di città insiemi di servizi, quindi i vari nuclei, i servizi esistenti, come possono essere ricollegati attraverso sistemi di percorsi pedonali e ciclabili, le connessioni con il trasporto pubblico, spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi. Quindi all'interno degli elaborati di piano si trovano queste schede indicative che già, come dire, tracciano il percorso per progetti pubblici all'interno dei rioni della nostra città. E poi dicevamo appunto la continuità, il fatto di lavorare su un'idea di progetto che si sviluppa attraverso diversi strumenti. Dicevo all'inizio, col piano del traffico abbiamo forzato un po', e stiamo forzando adesso anche con l'attuazione che prenderà avvio proprio dal prossimo mese, abbiamo forzato la città a immaginare di muoversi in modo diverso. Col piano regolatore cerchiamo di immaginare anche diverse infrastrutture che consentano un modo più sostenibile di muoversi all'interno della nostra città.
E quindi, ancora una volta, nella logica di valorizzare quello che c'è, di non andare ad impattare ulteriormente sul nostro territorio, anziché riprendere i grandi progetti di circonvallazioni, gallerie che andavano, no, a impattare da tutte le parti, immaginando e anzi andando in realtà a promuovere l'ulteriore utilizzo dei mezzi privati, abbiamo guardato a quello che abbiamo, che è una rete di infrastrutture su ferro che può essere potenziata con altri mezzi su ferro, su mezzi ibridi. Se andiamo in tutte le città europee più avanzate vediamo, no, tutta la pluralità dei modi con cui ci si può muovere in maniera sostenibile, e quindi il progetto della rete su ferro, quindi della metropolitana leggera, che va a recuperare linee come quella da Campomarzio o Piccina, che va a fa proprio il progetto e gli studi di fattibilità elaborati nell'ambito del progetto europeo Adria, quindi che vanno a riutilizzare anche per l'uso proprio dei passeggeri la linea, no, di cintura della nostra città. Quindi va a prendere questa infrastruttura come struttura su cui poi quindi costruire un sistema interconnesso che quindi potenzialmente, no, ricollega da Opicina attraverso il sistema tranviario fino alle rive, può costruire un sistema appunto di mobilità alternativa sulle rive stesse, quindi completando gli anelli, no, di mobilità leggera. Quindi questo è un po' il progetto, tanto altro ci sarebbe da dire, ma diciamo non, forse ecco, questa era un po' la presentazione, come dire, del grande progetto che sta dietro al piano regolatore. Tanto è stato fatto e verrà fatto sicuramente con l'aiuto dei tavoli e della discussione che continuerà nel corso di quest'anno sulla semplificazione delle procedure. Tanto è stato fatto cercando di evitare il rinvio a piani attuativi, quindi a meccanismi che non fanno altro che ritardare e quindi posticipare la possibilità di operare sul nostro territorio in un momento come quello attuale. È chiaro che il tempo è un elemento fondamentale, tanto altro, ripeto, si potrà fare insieme andando poi nel dettaglio della lettura degli elaborati di piano. Quindi da parte mia, da parte nostra, la massima disponibilità ovviamente da maggio a ricominciare il nostro, come dire, percorso di confronto con tutte le categorie, i portatori di interesse, perché credo che l'esito positivo che abbiamo raggiunto sia molto dovuto anche a questo, cioè al fatto che ci siamo parlati, ci siamo ascoltati. Come sempre, quando ci si parla e ci si ascolta, non si è sempre d'accordo, ma d'altra parte così è, però almeno penso che ci siamo compresi e alcuni punti forti e fissi li abbiamo condivisi. Quindi questo per me queste sono le premesse per lavorare ancora e per andare avanti nel percorso che questo piano apre. Quindi grazie. Grazie ad Elena per l'illustrazione e soprattutto direi per questo lavoro che ha condotto in maniera egregia, sia dal punto di vista della professionalità, sia dal punto di vista della passione, della competenza, alla fine anche della capacità di dialogo. Alla fine anche della capacità di dialogo e di confronto, sapendo. Ma litigare qualche volta fa bene. E il piano è stato adottato dopo una lunghissima, nel senso serio del termine, quindi lunghissima nel senso dell'approfondimento, della lettura, della discussione delle sue varie parti, dell'ascolto evidentemente anche di portatori di interessi e di istanze del territorio, fase di esame consigliare. Mario Ravalicco, presidente della commissione competente, è stato da questo punto di vista un partner fondamentale e gli do volentieri la parola. Grazie e buonasera a tutti. Beh, innanzitutto vorrei rimarcare molto velocemente quanto detto prima da Elena Marchigiani sull'importanza nell'ambito del piano di questo studio geologico
che in questo caso particolare è mirato alla protezione dell'ambiente e alla mitigazione del rischio idrogeologico, e è andato a esaminare in dettaglio quelli che sono i fenomeni di, appunto, di rischio, quali i movimenti franosi e lo studio di questi bacini idrici che esistono nel territorio del Comune di Trieste, bacinetti infimi, miseri, minimi, che però in occasione di eventi di pioggia intensa hanno già arrecato danni notevoli al territorio. Mi fermo qua e torno a quanto detto prima dal sindaco. Il lavoro in commissione. Il lavoro in commissione è stato impegnativo. La commissione urbanistica ha dedicato 2 sessioni all'esame del piano. La prima tra gennaio e febbraio ha riguardato i grandi temi di interesse del piano. L'altra nella seconda quindicina di marzo, nel corso della quale è stato fatto uno screening territoriale molto molto dettagliato, alla luce anche di quelli che sono stati i contenuti e dei pareri rilasciati dai singoli consigli circoscrizionali. Che dire, cioè, rientra nell'ordine normale delle cose che su un documento fondamentale come il piano regolatore ci siano diversi punti di vista tra maggioranza e opposizione, per cui nel corso della discussione ci sono stati anche momenti di netta contrapposizione. In verità direi limitati e riguardanti soprattutto questioni formali, e molto meno per quanto riguarda nel merito delle previsioni di piano. Sostanzialmente però mi sembra che, analogamente a quanto già verificatosi durante l'esame del piano del traffico, anche in questo caso i lavori in commissione siano stati caratterizzati da uno stile, come dire, di positivo e responsabile confronto, ecco. Forse la Commissione sui grandi temi dà il meglio di sé, forse. No? Ecco, e in questo senso io ritengo, almeno mi piace pensare, che questo fatto abbia contribuito poi anche a far sì che nei lavori d'aula di questi giorni sia stato possibile anche instaurare un clima di confronto positivo, e grazie al quale anche sono stati poi accettati e fatti propri dalla Giunta un buon numero di emendamenti presentati dall'opposizione. E in questo senso, come anche detto ieri da Elena Marchigiani, il piano di tutti. No? Grazie. Grazie anche a Mario Ravalico. Allora, alcune informazioni credo utili, anche perché abbiamo appena concluso la discussione, quindi ci consentirete, oggi non è che la riapriamo, la discussione comunque riprende. Però il piano da martedì, penso che la gente voglia passare anche la Pasqua in pace e possa attendere fino a martedì, il piano da martedì sarà interamente consultabile sul web. E dalla metà di maggio indicativamente sarà aperto lo sportello Urban Center al piano terra del municipio in Piazza Unità, dove sarà liberamente consultabile con tutte evidentemente poi le informazioni e gli approfondimenti necessari per la fase che si apre. Il nostro obiettivo è quello di arrivare entro un anno alla sua approvazione definitiva, quindi di correre anche in questa fase, evidentemente, con i tempi necessari da un lato per l'esame delle osservazioni e delle opposizioni, con i tempi necessari per raggiungere le intese con le altre amministrazioni interessate, evidentemente recepire anche indicazioni dell'amministrazione regionale per andare poi alla sua approvazione definitiva, proprio in considerazione di quella sottolineatura che facevo prima. Sono passati 17 anni, la città è profondamente cambiata e sta profondamente cambiando, e quindi è importante, direi fondamentale, che questo strumento di programmazione, strumento di promozione e di creazione del valore del nostro territorio sia approvato e quindi sia operativo
operativo prima possibile. Da parte mia ancora un ringraziamento vero sentito alla squadra. Mi lascerete, cito Marina Cassini, Maria Antonietta Genovese e con loro diciamo che ho citato tutti, gli interni e gli esterni, tutti coloro che hanno lavorato con l'assessore, lavorato con la giunta, lavorato con le forze consiliari per arrivare a questo risultato. Grazie della presenza qui questo pomeriggio, nonostante la convocazione all'ultimo momento, testimonianza di un'attenzione alla quale speriamo di aver risposto positivamente. E ovviamente un grazie, sì, giustamente mi ricorda l'assessore, sta diventando sempre più diplomatica, anche al lavoro prezioso fatto dalle circoscrizioni in sede in cui torneremo. Bene, bene, d'accordo. E buona Pasqua a tutti.